Hi everyone, I'm Anna Patricia from the blog Your Travel to Italy, and today I'm in Rossano to show you one of the most important historical cities here in Calabria. I'm really so happy to stay here today because I know there are a lot of descendants of Rossaneses in the world in America. So this video is for you. Today I invite Michele, my colleague is a travel guide here in Rossano to show you the best of Rossano. So let's go together. Buongiorno a tutti, sono Michele, sono una guida turistica ed uno storico dell'arte, lavoro soprattutto al centro storico di Rossano, un luogo ricco di arte, cultura, storia, ci sono tantissime cose interessanti, ci troviamo nel comune di Corigliano Rossano e tra le cose interessanti da vedere ci sono sicuramente la cattedrale della Santissima Clotilda e il famosissimo Codice Purpureo, patrimonio UNESCO fin dal 2015. Michele? Ci troviamo nella cattedrale della Santissima Clotilda che è dedicata proprio alla Madonna che compare all'interno della nicchia, e a Clotilda significa non fatta da mano, perché secondo la leggenda la Madonna praticamente ha fatto imprimere la propria immagine proprio lì su quel muro dove ancora adesso si può vedere l'icona della Madonna stessa. È bellissimo. E la chiesa, me lo racconta un po' della storia di questa chiesa, che veramente è uno spettacolo. Guarda, in realtà noi adesso vediamo un qualcosa che ha a che fare più con il barocco, no? Oppure con la decorazione dei primi del Novecento, però in realtà le origini di questa chiesa probabilmente sono bizantini e inizialmente la chiesa si doveva trovare proprio dove adesso c'è la zona absidale. E poi durante il periodo normanno è stata ampliata con dei mosaici e poi è diventata grande quanto la vediamo oggi durante il periodo angioino, quindi siamo intorno alla metà del 1200 e poi dopo nel 700, tra il 600 e il 700 sono stati decorati con i marmi che noi vediamo oggi, sia i pilastri che gli altari, no? Noi notate anche la balaustra che è molto interessante, con uno stile in marmo intagliato ed intarsiato, classico della fine del 600 di bottega napoletana, e poi anche ci sono numerose cose interessanti, guarda per esempio l'organo, no? L'organo a canne, che è tra l'altro tuttora funzionante, pare sia lo stemma, reca lo stemma di un vescovo del 600, però pare sia ancora più antico, quindi del 500, perché forse lo stemma si riferisce agli intagli, vedi? Gli intagli che sono all'interno, che fanno un po' da cassa, da contenitore a questo organo. Perciò in verità la chiesa è veramente una mistura di stili, no? Sì, infatti si parte con il periodo bizantino, anche tramite la Madonna Clotilda, e si termina con i primi del Novecento, con i dipinti che si trovano sull'abside della famiglia Capobianco, erano un padre e figlio che erano venuti a Rossano a dipingere queste immagini. Perfetto, grazie. Veste anche tecnologica, no? Come avete visto con degli schermi
serie di touchscreen che ci permettono di poter ingrandire le immagini delle miniature, no? Ovviamente la maggior parte delle persone viene al nostro museo proprio per vedere quelle sculture. Ci racconti perché è così importante e perché è diventato patrimonio dell'UNESCO? Si tratta del primo libro illustrato che noi troviamo nel corso della storia, quindi solitamente per la prima volta quando si decide di creare delle miniature il codice cultureo è la testimonianza più antica. E un libro che ha 15 miniature, quindi sono tra l'altro un capolavoro dell'arte bizantina, perché come potete vedere anche i disegni sono molto piccoli, raccontano della vita di Gesù, ma non solo, si tratta delle primissime immagini della vita stessa di Cristo, che tra l'altro non è raffigurato con gli occhiali sicuri che ci immaginiamo, ma è raffigurato un po' con i tratti orientali, no? Come è giusto che poi sia per la sua origine geografica. E stiamo parlando di secolo? Siamo nel VI secolo, metà del VI secolo, quindi probabilmente intorno alla metà del Cinquecento. Dovrebbe coincidere con il periodo di Giustiniano imperatore. Michele, in questo momento dove siamo, qual è l'importanza di questo specchio? E questo è uno specchio greco, è stato ritrovato a Rossano e fa parte del periodo in cui c'erano i sibariti a Rossano perché durante la guerra contro i crotoniati loro sibari fu distrutta, cioè addirittura Pitagora tra i crotoniati e loro si sono sparpagliati un po' in tutto il territorio e ci resta questo specchio greco di 2500 anni fa. Wow! Siamo davanti alla statua, davanti alla pitta, ci racconti un po' su questa statua, la sua importanza per il territorio? Questa statua qui è la versione 3D, potremmo dire oggi, che esce in processione in seguito all'originale Madonna Chiropita che si trova in cattedrale all'interno della nicchia. E questa statua è una statua del 1768 dove praticamente i rossanesi poi riuniti in preghiera in seguito ad una carestia arrivato il momento della pioggia, quindi ringraziare la Madonna, hanno fatto una sorta di raccolta, oggi diremo crowdfunding, no? Dove comunque hanno raccolto un po' di soldi e hanno fatto realizzare questo busto che ancora esce in processione il 14 e il 15 di agosto, che è la festa della Madonna Chiropita, ma anche il 25 di aprile, in ricordo di un terremoto, insomma, con scampato pericolo della distruzione totale, e il 26 di dicembre, che ricorda un miracolo dove la Madonna stessa è apparsa nel Settecento, è apparsa in cattedrale, e quel momento è stato anche sottoscritto e verbalizzato dal sindaco dell'epoca. Questa è una chiesa bizantina, al pari del San Marco. Abbiamo due chiese, sì, che è possibile visitare, che sono ancora integre. E questa chiesa qui è detta della Panagia, ed è un epiteto, cioè un attributo, che vuol dire la tutta santa. E ci sono, tra le cose che restano della chiesa, c'è questa immagine di San Giovanni Crisostomo, che è uno dei padri della chiesa ortodossa. Probabilmente in origine dovevano essere, secondo l'usanza bizantina di dipingere queste chiese, dovevano essere due santi da questa parte e due santi da quest'altra. Perché in effetti se vediamo c'è la figura di San Basilio, no? Una testa che si vede, il resto purtroppo è andato perso, e quindi quattro padri della chiesa ortodossa e in alto ci doveva essere la Panagia, cioè l'immagine della Madonna benedicente che purtroppo è andata persa.
vorrei finire questo video in questa zona per farvi vedere che Rossano c'è di tutto, c'è la parte artistica, la storia, la cultura, però c'era anche questo, vedete? C'è il mare, c'è la montagna, c'è la neve, ci sono le olivere, insomma è bellissima questa città e veramente vi invito, venite a Rossano.